denti. Господин Мира. Questo è il mio discorso per la riunione d'emergenza alle Nazioni Unite. Ne dia una copia al segretario di Stato. Bene, motori a tutta forza. L'Air Force 1 presto sarà nostro. Siamo in gravi difficoltà. Qui Air Force 1 a Torre Kennedy. SOS, SOS. Qualcosa ostacola i nostri segnali. Pare che sia arrivato in tempo. Se riesco a scattare qualche buona foto al presidente, può darsi che mi guadagni qualche soldo extra. E potrò anche dimostrare al mio capo, al signor Jameson, che so fare buone foto anche ad altri, oltre che all'uomo ragno. Ehi, non si sa ancora quando arriverà l'Air Force 1? Ma non hai sentito? Il jet del presidente è in ritardo di mezz'ora. Può essere la storia più sensazionale dell'anno. Ma può anche essere una storia che richiede l'intervento dell'uomo ragno per avere una felice conclusione. Speriamo che nessuno mi veda. Ecco la mia fedele ragnatela trasformata in un utile armadio. Non capisco. L'Air Force 1 sembra essere completamente sparito dallo schermo del nostro radar. La sua ultima posizione era nei pressi di Jersey City. Meglio contattare la Casa Bianca. Qualunque cosa sia successa, la soluzione è a Jersey City. Può darsi che riesca a trovare il presidente. Ci vuole troppo tempo per raggiungere Jersey con la ragnatela. Forse riuscirò a noleggiare un aereo. Posso fare qualcosa, figliolo? Mi chiamo Wilbur Moses. Questo è il mio vecchio museo dell'aeronautica. Ehi, sai che è proprio bello il costume d'astronauta che stai indossando? Già. Senta, è possibile noleggiare un aereo con un pilota? Oh, sei fortunato, figliolo. Lo piloterò io stesso. Una vera fortuna. Lo puoi dire. Sono stato un asso dell'aeronautica nella Prima Guerra Mondiale. Ne ho abbattuti ben 23. Non mi interessa, ma quanto vuole? Ti costerà $20 l'ora. 20 dollari? Ho soltanto un dollaro e 98 centesimi. E allora volerai per 10 minuti. Andiamo, così farò anche un po' di allenamento. Dobbiamo volare su questo. Naturalmente. Che cosa ti aspettavi? L'astronave Enterprise? È perlomeno un posto vicino al finestrino. Nessuno riuscirà mai ad attaccare questo mio dirigibile corazzato. Robot K-12, attivare il computer chirurgico. Con questo impianto mentale telecomandato, i pensieri del presidente saranno sotto il mio controllo. Ehi, figliolo! Va tutto bene? E me lo chiede? Forse era meglio se facevo l'autostop. Sento tutti i miei sensi che vibrano. Questo significa pericolo. Ehi, guarda che mostro. È una specie di super dirigibile. È
E c'è un unico uomo che possa aver creato un pallone enorme come quello. Ehi, Lindbergh! Andiamo il più vicino possibile a quel dirigibile! Ai tuoi ordini, figliolo! Va bene così! Grazie per il passaggio! Non c'è niente. Chissà cosa ci sarà dietro la porta. Così imparerò ad aprire le porte senza bussare. Ma che strano modo di accogliere gli ospiti. Ehi! Sai una cosa? Se fossi pessimista comincerei a pensare che non vuoi fare amicizia. Beh, userò questo tubo per... Oh, oh! Non sei un tubo. Va bene. Mi sono stufato di essere gentile. Visto che voi due volete la guerra, ecco. Siete accontentati. Ora, se volete scusarmi, devo andare a fare qualcos'altro, amici. Ah-ha! È andata bene. Ti sbagli, carissimo. Sei alla mercé del tuo più implacabile nemico. Dottor Doom, accidenti. Peccato che non ho il mio quaderno degli autografi. Le tue spiritosaggini mi hanno annoiato, uomo ragno. Ma non le dovrò ascoltare ancora per molto. Giusto, testa di latta, perché ti metterò subito fuori combattimento. Non cambierai mai, vero? Accidenti. Comincio a pensare che il dottor Doom non abbia molta simpatia per me. Beh, perlomeno il presidente sta bene. Ma sarà vero? Non posso credere che il dottor Doom abbia sequestrato il presidente solo per divertirsi. Beh, mentre tento di capirci qualcosa, scatterò qualche foto esclusiva. Ora che il presidente è in salvo, sarà meglio che l'uomo ragno se la squagli. Oh no, i vestiti sono spariti. Credo di sapere cosa sia successo. Beh, non mi resta che fare una sola cosa. Chiedo quanti altri eroi abbiano una zia che li aspetta alzata quando rincasano di notte. Ecco, tutto a posto. Ora che anche la mente del rappresentante del Sudafrica è stata programmata, tutti i leaders della Terra sono sotto il mio controllo. Tranne il segretario generale delle Nazioni Unite. Quando avrò sistemato anche lui, potrò controllare elettronicamente tutte le menti dell'intera Assemblea delle Nazioni Unite. E quando domani si riuniranno in seduta speciale, io, dottor Doom, sarò votato padrone del mondo. Il mio velivolo è più che sicuro, ma per precauzione, questo robot volante ad energia nucleare farà in modo che l'uomo ragno non mi dia più nessun fastidio. Non ce la farò mai ad arrivare in tempo al Daily Bugle stamattina. E visto che non ho neanche più un soldo, non posso prendere l'auto. Non mi rimane quindi che andarci come uomo ragno. Eccomi al Daily Bugle. La mia ragnatela si è rotta. Ora che faccio? Non capisco. La mia tela è più robusta del nylon. Cosa l'ha tagliata? Ora tutto si spiega.
Quello deve essere uno dei robot volanti del Dottor Doom. La prossima volta manderò le foto al Bugle per posta. La solita sfortuna, un robot con campo di forza. Senti, amico, capisco che ti senta solo, ma questo non è il modo migliore per fare amicizia. Forza, uomo ragno, puoi farcela. Oh, meno male che oggi ho preso le vitamine. L'insieme volante di bulloni mi ha colto di sorpresa. Ma il mio sparatela dovrebbe riuscire a sistemarlo. Oh no, si è inceppato! Avanti, ragnatela mia, funziona! Devo liberare questo aggeggio, altrimenti mi raccoglieranno col cucchiaino. Fatto! Accidenti, c'è gente che proprio non si arrende. Via! Doom dovrebbe programmare i suoi robot con modi più gentili. Non mi ha nemmeno detto addio. Ciao, Betty. Ciao, Peter. Sei in ritardo, lo sai. Il signor Jameson ha già chiesto di... Ascolta, Betty, prima che lui mi salti addosso, vorrei che gli dessi queste mie foto che ho scattato a... Parker! Buono a nulla di un fotoreporter! Dove sei stato fino adesso? Mi scusi, signor Jameson, sono in ritardo solo di un'ora. Vuol comprare qualche foto del presidente? Neanche per sogno, Parker. Altri sono arrivati prima di te. Oh, molto bene. Allora non le vuole proprio queste fotografie scattate subito dopo la sparizione dell'aereo presidenziale. Cosa? Parker, come le hai fatte queste? Ricordi il nostro patto. Mai rivelare il segreto delle mie foto. E a proposito di segreti, che cosa può essere quell'aggeggio che il presidente ha sul collo? Le prego. Ora siamo pari con il tuo ritardo. Scusi, signor Jameson, tutti i reporter sono impegnati. A chi affidiamo il servizio sulla riunione alle Nazioni Unite? Non potrei farlo io, zio Jonah? Oh, è una buona idea, caro Mortimer. Meno male che ci hai pensato tu. Vorrei che tu assomigliassi a mio nipote Parker, così attento, ubbidiente, puntuale. Per non dire fifone invidioso. Bene, allora andrai tu alle Nazioni Unite, Mortimer, e portati Parker, avrai bisogno di un fotografo. Va bene, zio Jonah. Almeno avrò l'occasione di insegnargli come si fa un servizio. Ora tieni gli occhi aperti, Parker, e quando te lo dico scatta le foto. Oh, sì, certo. Signore e signori, è a rischio della mia vita che sento il dovere di avvertirvi del grande pericolo che minaccia tutti i membri delle Nazioni Unite. Ed è proprio per questo importante motivo che devo mettervi in guardia. In questo momento ci sono fra di noi... Dovete ascoltarmi! Molti dei delegati qui presenti non sono in grado di pensare liberamente. Che articolo? Comincia a scattare foto, Parker! Soltanto il mio respiro da super ragno mi ha impedito di svenire. Quei robot portano via il segretario generale e non ci posso fare niente come Peter Parker. Il dirigibile di Doom. Dovevo immaginare che ci fosse lui dietro a questa faccenda. Ma non gli permetterò mai di dare una festa senza di me. Fermi dove siete, voi due manichini ambulanti. Ma dico, vi siete dimenticati di salutare? Dunque sei ritornato sul mio super dirigibile. Non hai imparato la lezione, uomo ragno?
Ero curioso di sapere se mi riusciva un'altra volta. Avrai tutto il tempo per le prove nel posto dove stai andando. Per il segretario generale ho invece altri progetti. Buon viaggio, uomo ragno. Grazie, ti manderò una cartolina. Ah, magnifico, come se le cose non fossero già complicate. Guardiamo un po' dove è diretto questo pallone. Levare il gas soporifero. Parker! Parker! Dov'è quel pollo? Dove è andato a finire? Ora noi voteremo per il nuovo leader del mondo. Io nomino il dottor Doom. Chi è in favore? Dica sì! Sì! Oh no, è impossibile! Il dottor Doom è padrone del mondo! Se non riesco a fare subito qualcosa, addio uomo ragno! Se riuscissi a sparare la mia ragnatela e a neutralizzare quel raggio paralizzante... Niente, non riesco neanche a girare la mano nella direzione giusta. Pare proprio che sia giunta la fine per l'uomo ragno. Un momento. Ehi, ci sono! Se riuscissi a sparare una pallottola di fluido per tela e a fare un buco nella superficie del pallone, la pressione dell'aria agendo da reattore farebbe in modo che non investa Miss Libertà. Dai, forza di ragno. Non venirmi meno ora. Anche questa volta ce l'ho fatta. Ed ora ritorniamo dal dottor Doom. Ora che sono padrone di tutti e sette i continenti... Questo lo pensi tu, testa di latta. Ti sei forse già dimenticato del tuo vecchio amico. Eccomi! Comincio a temere che tu non capisca, uomo ragno. Io sono il padrone del mondo! Per me puoi essere padrone di quello che vuoi, ma non mi interessa! No! No! Fermatelo! È un pazzo! Dovete fermarlo! Fermatelo! Intervenite! Non capisco! Allora non scherzavi? Proprio così, uomo ragno! Non ci puoi fare niente! Guardie! Portate via di qui questo traditore! Così è di nuovo ora di giocare. Va bene, ragazzi, ora staremo a vedere. Qui parla il dottor Doom, al capo robot. Portate i prigionieri alla stazione di controllo mente. Avrei dovuto immaginarlo prima. Doom non è stato eletto legalmente. Ha usato uno dei suoi giocattoli per controllare le menti di tutti i governatori del mondo. Ecco che cos'era quell'oggetto intorno al collo del presidente. Ora capisco. Devo fare una cosa. Metterò la macchina fotografica sulla parete, così avrò le foto del mio scontro con Doom. Naturalmente se vivrò per poterle vendere al Bugle. Con tutto il mondo ai miei ordini, l'impero di Doom regnerà sulla Terra per sempre. Ah, speriamo di no. Non mi piacerebbe vedere la tua faccia sui libri di storia. Uomo ragno, questa è l'ultima volta che mi disturbi. Ehi! Oh, povero me. Credo proprio che per oggi ho già visto abbastanza stelle. Va bene, ora basta. Adesso metterò in azione il piano A e deve funzionare, perché non ho un piano B. Ai robot Z4 e 5, distruggete l'uomo ragno! È troppo tardi, dottor Doom. I tuoi robot sono sotto il mio controllo. Va bene, ragazzi. Vi ordino di sistemare quello sbruffone del vostro capo. Su, indietro voi, mostri meccanici. Siete miei. Io vi ho creati. Hai vinto questa battaglia, uomo ragno. Ma sentirai ancora parlare del dottor Doom. Ah!
Va bene, ragazzi. Portate via quell'aggeggio per il controllo delle menti. Cap 2. Il miglior articolo nella storia del Bugle e non abbiamo una foto per illustrarlo. Dov'è quel maledetto Parker? Non lo so, zio Jonah. L'ultima volta che l'ho visto è stato quando mi ha piantato in asso all'Assemblea delle Nazioni Unite, lo sai anche tu. Mi ha chiamato signor James. Parker! Tu sei un vero disertore. Dovresti vergognarti di essere scappato dalla sala delle riunioni e di aver lasciato mio nipote ad affrontare l'uomo ragno e quell'altro pazzo. Chi ha detto che non c'ero? Mi ero nascosto pensando che l'uomo ragno sarebbe ritornato a sistemare il dottor Doom. Ma guardi un po' queste. Prenda il libretto degli assegni, valgono una miniera. E ora che ho qualche soldo, pensiamo a noi due, Betty. C'è un film favoloso al bijou su uno strano super essere di un altro pianeta allergico alle pietre verdi. Mi sembra magnifico, Peter. È per te, Parker. Peter, sono zia May. Si sta facendo tardi, sarà meglio che ritorni a casa. Devi andare a letto presto, è scuola domani.